gente, benvenuti in mio canale, io sono Mal e oggi faccio la recensione di questo aggeggino, questo apparecchio che toglie i punti neri dal viso, ma anche altre modalità di uso. Comunque vi lascio al video tutorial dove vi spiego come funziona e se funziona o non funziona. Ci vediamo dopo. Eccomi, che mi faccio paura da sola. Allora, prendo dell'acqua, la metto nel microonde, come voi sapete, ci metto degli oli essenziali, li faccio scaldare e metto dentro un asciugamano, così mi aiuta a aprire i pori e comincio con la pulizia. Allora, ho utilizzato questo aggeggino che la parte sopra è di ferro e vado a accenderlo e do il livello che voglio. Io metto, prima di tutto, lo lascio a 80. Comincio a sfogliare il viso, come vedete come tira, come mi lascia proprio la pelle super rossa e sfoglia, sentite proprio sfogliare. Allora abbasso il livello, che comunque è abbastanza forte, l'ho messo a 60. Per quanto riguarda le persone che hanno la pelle sensibile, delicata, assolutamente vi consiglio di metterlo al minimo, che sarebbe il 20. Sfoglio anche le labbra. Non fa male, tira un pochettino la pelle, però non fa male. Comunque cerco di tenere la pelle bagnata per fare questo trattamento qua, perché sennò irrito troppo la pelle. Dopo il trattamento vi faccio vedere la schifezza che è uscita. Ripeto che io faccio la pulizia di viso spesso e lavo benissimo il viso, i miei trattamenti. Vado a asciugarmi bene e lavarmi il viso, metto l'aggeggino formato ovale, è il più delicato sul viso, lo metto al massimo. E andiamo con spruzzare, togliere via tutti i punti neri. È abbastanza forte. Come vedete mi lascia la pelle proprio super rossa, lo potete utilizzare anche con un massaggio del viso. Vado a toglierlo e vi faccio vedere che si vede un pochino, vi faccio vedere la schifezza che è uscita. Voilà, mamma mia che schifo. Adesso lavo bene il viso e vado a prendere un pezzettino di limone, serve per chiudere i pori dilatati, i pori che ho dilatato per togliere la schifezza. Il limone stringe il tutto. Adesso vado a prendere del tonico, lo applico sul viso, preparo il mio aggeggino con l'ultimo trattamento per il massaggio e vado a applicare l'acido ialuronico su tutto il viso, ovviamente anche il collo. E aggiungo questo gel a base di tea tree per i miei brufoli. E vado a accendere, praticamente dovete accenderlo e schiacciare il punto, la parte meno, finché si accende la luce. Questa qua è la luce per collagene, invece per la parte sopra schiacciate, si accende la blu, che è quella per uccidere i brufoli, i batteri che causano i brufoli. Lo vado ad applicare su tutto il viso, non solo sul brufolo in sé. Non si sente assolutamente niente,
solo che la mia pelle ha già assorbito il gel, quindi è un pochettino secca, però non si sente assolutamente niente, non c'è nessun tipo di sensazione. Lo vado proprio a appoggiare sul brufolo, ho un brufolo che ho sul viso, e adesso vado ad applicare il mio siero, il Juder, che mi piace tantissimo, e una crema per contorno occhi di Clinique, e vado a accendere la luce rossa per attivare il collagene sul viso e vado a massaggiarlo. Questa qua invece scalda un pochino, la senti scaldare un pochino. Adesso vado a prendere queste ampolle che ci hanno dentro la Q10 con vitamina E, lo applico, massaggio sul viso e vado a provare la modalità massaggio solo senza luci. Infatti in questa modalità proprio sentite un po', un pochettino massaggiare la pelle. Adesso vado ad aprirlo per togliere la spugnetta che c'è dentro, perché consiglio di toglierla a ogni lavaggio, la lavo, chiudo tutto, lavo tutti gli aggeggini. Questi qua sono le spugnette che ci sono da cambiare. Guardate la pelle com'è bella, luminosa. Sono soddisfatta! Allora, come avete visto nel video, questo cosetto qua ha diverse funzioni. Ha questo coso qua che è la parte sopra di ferro che aiuta proprio a sfogliare, a togliere la pelle morta dal viso. Invece questo qua e questo qua ha la forma rotonda e questo qua ha la forma ovale, tutte e due hanno la stessa funzione, quella di togliere i punti neri. Questo qua è più intenso, questo qua meno intenso. E invece questo cosetto qua con tanti puntini dentro aiuta a fare un massaggio lifting per il viso. Invece per quanto riguarda queste due modalità, praticamente la blu, la modalità con la luce blu per l'acne uccide l'acne, e invece la rossa praticamente stimola la produzione del collagene sul viso. Per quanto riguarda questi due punti qua, per il primo uso non posso dire niente, non è che posso dirvi che funziona o non funziona. Io lo proverò, come ho sempre fatto, lo proverò per un mesetto. Dopo il mese vi darò la risposta su Instagram e Facebook e vi dirò se funzionano o non funzionano. Per quanto riguarda i brufoli, come vedete, io sono sempre piena perché ho problemi ormonali, quindi io sono sempre in fase di brufoli. Faccio il trattamento, lo farò tutti i giorni e vedrò se effettivamente va via il brufolo e soprattutto se va via proprio il segno, così non mi rimane la macchia del brufolo sul viso. Per la luce rossa la proverò solo a metà viso e vedo dopo 15 di giorni, un mese, se veramente effettivamente funziona o meno. Il pacchetto comunque è questo qua, come avete visto c'è dentro il libretto di istruzione, l'ho pagato questa cifra qua. E veramente ho preso il più economico in assoluto, però col Prime che mi arriva il giorno dopo due giorni, e quindi ho preso il più economico in assoluto. Dentro il pacchetto ci sono il filo per caricarlo, e l'aggeggino, se riesco a prenderlo, c'è l'aggeggino e ci sono tutti questi cosette qua. Allora, per quanto riguarda la modalità di uso, c'era questo cosetto qua. Io questo coso io l'ho usato a 80, però meglio usarlo a 40-60 al massimo, perché sfrega tanto e non vorrei mai che fa male al viso. Questo qua è sconsigliatissimo per le persone che hanno la pelle sensibile, non ve lo consiglio. O lo usate al 20 al massimo, perché sennò vi irrita tanto la pelle, è abbastanza forte. Per quanto riguarda queste cosette qua,
per quanto riguarda queste cosette qua, io le ho usate al 99, all'80 e le ho usate anche al 60. Per quanto riguarda la gente che ha la pelle grassa o la pelle mista, possono usarli comunque al 80 o al 90 e come vedete è proprio tira abbastanza. A me non mi fa tanto male, però per le persone che magari hanno magari la pelle super sensibile, fa male. Io sapendo che ho provato su questa faccia di tutto, quindi una cosa in più, una cosa in meno, non è che mi dà fastidio. Comunque, invece ha queste cosette qua, queste spugnettine che consigliano di cambiarle a ogni uso, perché ovviamente assorbe il grasso, assorbe la schifezza che abbiamo sul viso. Abbiamo qua, sono 5, 10, sono 10 usi. Io sinceramente quando finisco di usarli li laverò per riciclarli ovviamente, perché non è che vai a cercare queste spugnette qua, non so dove potete trovarli, magari dei cinesi. Comunque, funziona veramente, toglie via i punti neri, come avete visto, proprio il sporco che toglie via un sacco di sporco. Per quanto riguarda i luci, come vi ho detto, vi farò sapere perché li farò per un mesetto. Per quanto riguarda la luce rossa, solamente su questa parte qua. E vediamo se c'è qualche differenza tra questa parte e questa parte. Per quanto riguarda questo aggeggino qua, lo proverò sui miei brufoletti e vedo effettivamente se li toglie o non mi toglie. Non me li toglie. Per quanto riguarda il punteggio, per togliere i punti neri, 9, perché toglie un sacco di punti neri, quindi va benissimo. Per quanto riguarda il massaggio, sinceramente non ho sentito assolutamente niente. L'unica cosa, se avete la pelle secca, proprio si blocca un pochino, basta, dovete mettere abbastanza prodotto per utilizzarlo. Per quanto riguarda il collagene, il massaggio per il collagene, non si sente assolutamente niente, al massimo si scalda un pochino, non si sente tanto. Non posso darvi il punteggio come vi ho detto, ve lo darò dopo un mesetto. E sì, funziona assolutamente sì. Consigliato? Sì. Comprarlo per quello che costa? Assolutamente sì. Almeno non dico, non, se realmente non funziona la terapia biofotonica, non importa, perché realmente per quello che ci serve per togliere per togliere la schifezza che abbiamo nella profondità della pelle. Bella gente, spero che vi sia piaciuto questo video, spero che vi sono stata utile e mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciatemi un commento, se volete chiedermi delle cose lasciate un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Per quanto riguarda la terapia biofotonica, vi farò sapere dopo un mese a partire da oggi e il risultato lo vedrete direttamente su Instagram e Facebook. Bella gente, alla prossima, buona domenica a tutti e Ramadan Karim a tutti i musulmani del mondo. Ciao!